Ciao gente, io sono Lilith e oggi siamo qui insieme dopo un sacco di tempo per andare in convention insieme. L'altro giorno così stavo pensando e ripensando, è venuta una cliente che mi seguiva da quando ero piccolina qui su YouTube e mi si è tipo riaccesa la scintilla dentro il cuore. Ho detto ok, ieri è successo questo, oggi ho bisogno di registrare un video per vedere A se sono ancora capace, B se mi dà ancora tutte queste emozioni bellissime che sto provando in questo momento perché sono super emozionata e super imbarazzata, e C per vedere se riusciamo a cavarne qualcosa fuori di buono, perché uno dei miei progettini per il 2022 era, chi è su Instagram già lo sa, cercare di tornare in maniera continuativa su YouTube, ed è una cosa che davvero mi riempirebbe il cuore di gioia. Ora bisogna vedere se ci riusciamo, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, oggi parliamo di Tattoo Convention. Vi porterò insieme a me, io sono Lily, se non ci conosciamo sono una tatuatrice e andremo insieme. Io non tatuerò a questa convention, andremo a salutare gli amichetti, a vedere gli amichetti, a vedere tatuatori nuovi, forse farci un tatuaggino e a constatare se magari l'anno prossimo farla o meno, perché in realtà mi piacerebbe molto farla, solo che queste cose hanno un costo ovviamente per noi tatuatori, quindi giriamo un pochino insieme e vediamo. Prima di portarvi insieme a me in convention, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video, ma soprattutto se ancora non ci conosciamo, se vuoi sapere qualcosa di più o, visto che stiamo parlando di tatuaggi, vedere i miei lavori, ti lascio qui Instagram e anche sotto nell'info box, si chiama info box? Sì, ok. In ogni caso su Instagram mi chiamo I'm Just Lilith e ho un profilo che si chiama I'm Just Lilith Creation. Quindi io sono Lily, tutto a posto, c'ho un po' d'ansietta, stiamo per andare. Ah, dimenticavo, prima di andare parliamo di una cosa molto importante: cosa portarsi quando si va in convention? Mettere un outfit a stracciapolla, a strati, soprattutto se è un periodo come questo, perché dentro le convention potrebbe fare caldissimo o freddissimo, non sai cosa ti aspetta. Potrebbe esserci una marea di gente che non riesce a camminare, oppure potresti tranquillamente passeggiare tra i corridoi, quindi devi essere un po' versatile. All'interno troverai sia da bere che da mangiare, quindi io non mi porterò uno zainetto con un sacco di roba, ma mi porterò un sacco di soldi. Questo perché? Perché all'interno delle convention, se tu non lo sapessi, se magari non ci sei mai stato o non ne hai mai vista una o non sai davvero di cosa sto parlando, ci si può tatuare. Le tattoo convention sono delle specie di fiere del fumetto, ma del tatuaggio, dove ci sono gli stand con tutti i tatuatori. Ovviamente non si tatua solamente, ci sono tutti i contest, gli spettacoli, i rivenditori, c'è chi vende le sue opere, chi vende le stampe, chi vende l'oggettistica. Ci sono davvero tante cose. Io adesso la paragono molto a una fiera del fumetto perché, non lo so, me la ricordo, una fiera del fumetto tatuata, tipo una roba simile, non lo so, però a momenti andiamo, anche perché, come sempre, io sono super, 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 super in ritardo. Quindi, prima di partire, pensate: mi voglio tatuare? Voglio comprare qualcosina? Voglio solo farmi un giro, mangiare e bere e oggi non devo spendere un euro? In base a questo, vedete cosa e quanto portarvi dietro. Ok, quindi, ritardissimo, devo fare ancora un sacco di cose, devo andare a votare assolutamente prima di partire. Noi ci vediamo tra pochissimissimissimissimo. Ciao! Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not in.
you're truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. You know I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. Ok, allora eccoci tornati qui, esattamente da dove siamo partiti dopo una giornata iper impegnativa di convention. È stato davvero bellissimo a 360 gradi, sono iper contenta di essere andata, un po' triste di aver fatto poche riprese, ma c'era davvero tantissima gente e quando camminavi in mezzo ai corridoi facevi davvero fatica a tirar fuori anche solo il telefono per muoverti o per cercare di riprendere qualcosa, quindi spero che anche se le riprese non sono tantissime il video vi possa piacere. Sono davvero felice di aver incontrato un sacco di amici nuovi, vecchi che non vedevo da tempo, che ho visto l'altro ieri, un sacco di voi che nonostante sia passato un sacco di tempo erano lì dicendo ehi Lili, e io ehi, non è vero, quando succede questo, che qualcuno mi ferma e gli dice ehi ma tu sei Lili, e io lo guardo e faccio sì, e loro mi fanno un complimento, io grazie, e così, no, molto imbarazzante, però in realtà adoro questa cosa, sono solo molto timida e devo imparare ad affrontare meglio queste situazioni. Sono molto felice perché ho capito che molto probabilmente l'anno prossimo parteciperemo alla convention, perché è stata davvero carina, c'erano un sacco di stand, un sacco di persone pazzesche, c'era anche una mostra all'interno che era molto fica e un sacco di cose insomma carinissime. Mi piacerebbe rispondere a delle domande sulle convention se ne avete, magari sotto nei commenti se ce ne sono abbastanza, poi proverò a farle su Instagram. Se viene fuori un malloppino di domande magari ci facciamo un video, che sarebbe un'idea molto carina, quindi i progetti così. E volevo anche tatuarmi, ma purtroppo è andata un po' malino, perché la prima ragazza da cui sono andata era un po' stanca, non ci aveva sbatti, e io ero felicissima di vederlo, ho detto va bene così, ti verrò a trovare in studio, non importa. E il secondo ragazzo finiva di tatuare dopo l'orario di chiusura della convention, quindi è andata proprio me, però riuscirò a fare il tatuaggino che voglio fare, ne sono sicura, prima o poi succederà. E quindi niente, è stato un video breve ma intenso, il giusto secondo me per ripartire, per cercare di capire se siamo ancora in grado di fare questa cosa qui. E niente, quindi se ti è piaciuto il video metti un mi piacino, un commentino, condividi il video con i tuoi amici e sti cazzi, noi ci vediamo prestissimo con un altro video.